con il suo general manager Shelly Zhang. Come nasce questa esperienza e qual è soprattutto il core business della Chemtech Solar? Well, our main customer is buyer, is kind of a customer in the world, so we are international companies. And since 3 years ago, we entered in the solar field. And we established a new company, Chemtech Solar, as you see it. And we have our main business is vendere pannelli solari anche fai power impianti di Lombardia anche di del sud, tecnicamente o di Italia. Dal 2007 ho già fatto la power impianti monocristallino 1 megawatt in the roof with one our customer in Mantova 1 megawatt. This is from 2007. And then after 2007 we continuously make the power impianti from 3 kilowatt up to 1-2 megawatt. First, we can say we're international companies because all our producers and partners is from more or less around the world. And then, but my company based on the Bergamo Colonia Serum, I do the Italiani, Bergamo Locale. Much more difference. It's like international with the local people together. So this is something different than the local company here. And our investors is also from, let's say, Europe, Chinese, so also Italian local people. So this is something, in my opinion, is different than other companies, make us more competitive. Okay. Dottoressa Ceri, quali sono comunque i partners con i quali riuscite a raggiungere questo successo per i vostri clienti? What about your partners? Well, speak about my partners, I'm very proud of them because they are, in my opinion, they are the best team in this field. First, they're very professional and with patience, professional and a very good service. And also, look at our producers, they really have a good quality. Their modules is really good. And also, now this moment, we are helping our Chinese investors, which is from me, and they help us to build another 2 megawatt in Liguria. It's close to Martino. And this project is just running now. And also our bank partners, they helping us to get the bank financial. So very quickly, we to speed up the project. If you have any question, please feel free to contact us. We will try our best to help you and trust this help from Chemtech Group. Thank you. Grazie per tutti. All'interno di questa kermesse fieristica ha grandi nomi che spiccano e anche il nome di My Energy da uno staff altamente professionale. Nasce una risposta a quella di un pubblico che chiede qual è la soluzione alla propria richiesta di energia. Amministratore delegato della My Energy SRL, ingegner Canu, come si risponde a questa domanda? Beh, chiaramente con My Energy, che avendo ormai 5 anni di esperienza nel settore, è in grado di fornire, diciamo, una serie di soluzioni tecnologiche e realizzative che sono altamente professionali. L'esigenza fondamentale è di continuare non soltanto chiaramente sul fotovoltaico, con un portafoglio di servizi che va ad espandersi, come il monitoraggio e la manutenzione degli impianti, che partendo dal nostro, diciamo, portafoglio di progetti che abbiamo già in essere, che chiaramente supportiamo quotidianamente, ci sta permettendo anche di entrare in contatto con altre realtà e ci permette di poter manutenere, diciamo, e ottimizzare anche impianti già realizzati da altri. Oltre a questo stiamo creando una nuova business unit che è legata alla Building Solution, che anche in questo caso, partendo dalle competenze tecniche che abbiamo acquisito sia nel fotovoltaico piuttosto che nel solare termico, ci permette di arrivare all'ottimizzazione dell'efficienza energetica degli edifici esistenti. L'idea sicuramente è di lavorare a 360 gradi sulle rinnovabili, quindi il fotovoltaico è stato il punto di partenza, continuiamo a focalizzarci sul fotovoltaico però integrandolo con ulteriori servizi per arrivare veramente a coprire l'efficienza energetica o l'energia a 360 gradi. Ma io penso che My Energy in questo momento sia una realtà che è stata in grado di creare dalle competenze, le competenze tecniche molto forti, costruire un team veramente esperto nel settore, con una competenza direi completa su tutte le attività, perché seguendo in casa sia la parte burocratica che quella tecnica, quindi progettazione e anche installazione, chiaramente si vedono tutti gli aspetti di quello che è un impianto fotovoltaico.
Allora, il modo per poter scoprire a livello globale quello che è il mondo di MyEnergy? Beh, www.myenergy.it. Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro. E si conclude anche questo nostro appuntamento di Fiere Dintorni, dedicato questa volta alla 12ª edizione del Solar Expo e alla 5ª edizione del Green Building qui presso l'ente Fiera di Verona. E tutto quello che possiamo dire, abbiamo trovato tanti numeri, ben 70.000 i visitatori, 1.400 le aziende espositrici, 11 i padiglioni impegnati, quindi tutto quello che possiamo dire è delivering a sustainable future per essere più verdi dentro, con noi che amplifichiamo il mondo al cubo. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama... Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. È terminata una giornata che ci ha condotto all'interno dei percorsi dedicati alle energie rinnovabili all'interno della Fiera di Verona con il Solar Expo e Green Building. Siamo nella trattoria L'Osteria Marengo, un luogo fantastico dove Simone ci farà gustare quelle che sono le specialità di questa zona. Siamo esattamente a Pacengo di Lazise, seguiteci. Simone Andreoni, titolare della trattoria L'Osteria Marengo. In primis viene da chiedere perché questo nome, e secondo, vediamo questo posto veramente pieno di gente. Grazie. Allora, il nome deriva dalla via e anche dal piazzale che si chiama Marengo, e il Marengo è quello stemma che si vede nel banco del bar. E il locale è basato su una cucina tipica veronese veneta, dove la qualità è rapportata a un buon prezzo, e trattiamo la cucina tipica veronese in base alla carne, ecco, il carrello di bolliti, abbiamo le pasta fresca fatte in casa, i sughi tipici, i tortellini, e poi serviamo dell'ottima carne americana e angus irlandese. Cerchiamo sempre di usare prodotti tipici e stagionali in base anche alla stagione, tipo adesso che siamo in stagione di asparagi, di tartufi, di funghi, cerchiamo di porre dei piatti in base a questi prodotti. E può essere un antipasto, un carpaccio di patate con il tartufo. Noi serviamo delle patate calde servite con del tartufo fresco grattugiato sopra. Allora, di primo possiamo trovare sempre del tartufo fresco, però se uno vuole cambiare, provare, abbiamo dei funghi, oppure abbiamo dei piatti tipici nostri che sono i bigoli col sugo d'anatra, abbiamo sugo di lepre, possiamo trovare dei tortellini di Valeggio che hanno una località qui vicina dove li fanno solo in questa zona, chiamati anche nodo d'amore. Come secondo, come ho detto anche prima, possiamo trovare delle ottime carni. Noi serviamo solo angus irlandese, black angus americano. Abbiamo delle ottime fiorentine, si possono trovare delle ottime carni alla griglia nel periodo estivo. Poi nel periodo invernale proponiamo dei carrelli di bolliti, qui che è proprio tipico della zona di Verona, dove serviamo i classici tagli con manzo, lingua, il cotechino, con una salsa peara che è locale. Facciamo anche il baccalà, ecco, l'unica cosa che ci distacca un po' dalla solita carne è il pesce. Facciamo questo baccalà che comunque qui è un prodotto tipico. Ecco. Io seleziono solo vini locali veronesi o veneti, non abbiamo altro fuori dalla nostra regione, perché alla fine produciamo degli ottimi rossi, degli ottimi bianchi, quello che può essere l'Amarone, Valpolicella, Custozza, Lugana, che è qui vicino. Penso che insomma il Veneto rappresenta una gran parte dei vini italiani, insomma. Un buon dolce che serviamo sono un cestino caldo di pere e cioccolato, ecco. Dov'è trattoria L'Osteria Marengo? A Pacengo di Lazise, sul lago di Garda. E qual è il riferimento web per poter globalmente dare la possibilità, certo, a tutti di venire? www.osteriamarengo.it. E provare per credere. Concludiamo questa nostra puntata dedicata al Solar Expo e al Green Building della Fiera di Verona, e vi consigliamo ovviamente di trascorrere una bellissima serata all'interno di una struttura come questa, dove l'enogastronomia è davvero portata all'eccellenza massima, gustando un po' di funghi, qualche tartufo, una buona carne d'angus, degli ottimi vini tipici di questo Veneto, davvero con questi vitigni così estesi. Fiere Dintorni per voi c'è e continua ovviamente a essere il mondo al cubo. Consequences after murder, situations lead you further, those one